Ed eccoci, siamo con il professore, appunto dopo questo intervento alla conferenza stampa della stampa estera, all'associazione della stampa estera su Piombino. Quanto è importante poter parlare di queste tematiche e soprattutto far capire anche alle istituzioni, sembra incredibile, ma in realtà il problema, come abbiamo detto anche in conferenza stampa, è che vedendo anche solo dall'alto la situazione del porto di Piombino, i motivi di sicurezza sono tantissimi per il rigassificatore. Sembra che non siano stati tenuti in considerazione e non è stata fatta una valutazione di impatto ambientale. Sotto l'egida della sicurezza nazionale si saltano tanti passaggi che invece sono indispensabili, soprattutto vicino a un parco nazionale, il più grande parco marino d'Europa, che è quello dell'Isola d'Elba e dell'Arcipelago Toscano, soprattutto in una città che ha già subito per decenni la schiavitù dell'acciaieria, un pesante tributo ambientale. E che è erede di quella tradizione mineraria che pure ha pesantemente condizionato lo sviluppo, cioè un luogo che era già stressato da queste schiavitù, poi alla fine legati in qualche modo le ultime almeno ai combustibili fossili. Allora, se questa cittadina volesse scegliere una nuova via di sviluppo, non la potrebbe più scegliere in quelle condizioni, anzi rischierebbe di rimanerne soffocata, così come potrebbero esserci danni anche per l'arcipelago toscano. Ma è una questione più generale. Se infrastrutture di più, ti leghi ancora di più al mondo dei combustibili fossili, ne esci sempre più tardi. Dunque, il gas che dovrebbe favorire la transizione in realtà la ostacola, nel senso che la rende più lunga, mentre qualsiasi denaro lo dovremmo spendere invece in energie rinnovabili. Dunque, infrastrutturare maggiormente, anche se il gas è il meno peggio degli idrocarburi, significa rimanere in quella logica lì, un condizionamento culturale che ti impedisce di fare scelte non coraggiose, ormai obbligate. Rimaniamo ancorati a un vecchio modo di produrre energia che sarà spazzato via o dalla crisi climatica o dalla fine di queste risorse energetiche, ma che rischia di sorprenderci con quel trauma quando invece lo potremmo anticipare con intelligenza. Una battuta molto semplice, visto che da tanti anni appunto ci si occupa di questo e sembra quasi incredibile, visto anche quello che sta accadendo dal punto di vista non solo fisico, ma anche insomma, abbiamo avuto anche in Italia stessa tante tragedie proprio legate a quelli che sono i cambiamenti climatici. In Italia abbiamo anche avuto adesso un ministero, no? Che probabilmente sarà riproposto con un nome anche abbastanza importante, Transizione Ecologica. Ma perché poi in realtà fondamentalmente dobbiamo sempre invece seguire qualcun altro? Abbiamo visto anche la decisione, per esempio, prima parlavate del benzina, non solo appunto degli aperti fossili, ma per quanto riguarda la transizione alle auto elettriche, perché in realtà dobbiamo sempre aspettare che ce lo imponga qualcuno, in questo caso l'Europa o altre situazioni dal punto di vista ambientale? Perché la classe imprenditrice italiana, che risponde poi a una logica anche di governo, è particolarmente poco adatta, cioè non è coraggiosa, non prende queste decisioni definitive come invece hanno fatto in altre parti del mondo e dunque aspetta di essere obbligata a certe cose piuttosto che sceglierle invece prima anticipandole. Tanto la transizione energetica e ecologica ti raggiunge, l'importante è che tu ti fai trovare pronto. In questo modo non ci siamo fatti trovare pronto, anzi ci mancava poco che facessimo una transizione di nuovo verso il carbone. Insomma, ecco, questo è un po' il punto, più che la cosa in sé è che la transizione dovrebbe essere nella direzione giusta, mi sembra che non l'abbiano vista. Oltretutto alcuni paesi, appunto la Germania stamattina, lo stesso cancelliere ha deciso che le centrali atomiche continueranno, nucleari continueranno a funzionare ancora proprio perché per cercare di sopperire al problema energetico. In Francia abbiamo visto uguale, in altri paesi idem. Però sì, allora portarla a fine vita può essere anche un'idea, un conto a un paese come l'Italia dove dovresti costruire ex novo ci vorrebbero 20 anni, quindi diciamo un'opzione che non ha senso nucleare nell'immediato periodo. Sul breve periodo funzionano solo le rinnovabili. Se prima si fa anche risparmio e maggiore efficienza è meglio perché sono i due cardini attorno ai quali le rinnovabili hanno più senso. In più noi siamo favoriti dalle condizioni, diciamo, climatiche, quindi da noi questo passaggio potrebbe essere garantito diversamente. Ma è un condizionamento culturale, se non ci si libera dal fatto che una società senza combustibili fossili è possibile, non ci arriviamo. L'ultima domanda proprio terra-terra. Se avesse la bacchetta magica e da domani potesse decidere lei, per quanto riguarda, avesse il ruolo governativo, potesse decidere, cosa farebbe? Lo imporrebbe? Cercherebbe di convincere i comunali? In quale modo No, forzerebbe la situazione? sul rigassificatore credo che andrebbe valutata un'altra opzione. Certo, poi se decide di rimanere nella logica dei combustibili fossili, un rigassificatore forse ci vuole. Non sono sicurissimo che ce ne vogliano tanti perché, appunto, ripeto, più ne fai, più ne dipenderai. Ma ce ne sono quelli che non svernano in mare, quelli mobili, Beh, cioè ce ne ecco, sono altri. in ogni caso si potrebbe scegliere di
rieducarci a una società senza combustibili fossili e fare in modo che le scelte possano essere reversibili da noi. Invece questo è molto difficile da credere, dunque tutti hanno paura, diciamo, lo metto per 3 anni, no, non ci crede nessuno. Quindi è un lavoro di educazione più lungo quello, ma se fosse il mio potere a quel punto cercherei di non metterlo proprio, cioè di fare in modo che quelli che ci sono funzionino e piano piano anzi riuscissimo a liberarci anche di quelli che ci sono già in funzione, perché l'idea è svincolarci da queste cose, non rituffarci se dentro. No, perché per esempio la Cina è uno stato autoritario, ma ha già deciso che ovviamente partendo dai mezzi pubblici, no, sull'elettrico, da mattina alla sera passano automaticamente a tutti i mezzi pubblici. Forse la soluzione dovrebbe essere questa anche in Italia, cioè mettere tutti i mezzi pubblici, per esempio elettrici, in modo tale che si dia l'esempio anche a quelli che possono essere gli utenti cittadini. L'elettrificazione della società è inevitabile in questi termini qua, quindi penso che ci si arriverà. Naturalmente in questo modo i tempi sono più lunghi, ma non siamo una società di altro tipo. Esatto. Grazie ancora.